settimo giorno dei campionati mondiali di judo si apre con i campioni di ieri accolti dai loro fan adoranti. Il nuovo eroe Turapoyev ha firmato autografi e creato momenti indimenticabili. Yuma Arena elettrizzata nel giorno dei pesi massimi. Roman Corna, delle atlete più interessanti della categoria più 78 kg, apparsa in forma sbagliante come al solito. Una serie di grandi lanci e un gran lavoro a terra l'hanno portata in finale contro la brasiliana Souza a caccia del suo primo titolo mondiale. Era la finale che tutti volevano vedere, ma è stata la di Coa, la sua prima partecipazione, a conquistare il primo titolo mondiale. Momento incredibilmente emozionante per la campionessa premiata dal tesoriere generale dell'IGF Nazer Altamini. La mia sensazione ora è che ce l'ho fatta. Non avevo mai combattuto ai campionati del mondo, era la mia prima volta e volevo davvero tornare a casa con una medaglia d'oro. Nella categoria più 100 kg ha tenuto il mondo del judo con fiato sospeso. Tatsuro Saito, c'è un grande clamore intorno al suo passato, al suo presente, al suo futuro. La domanda è sulla bocca di tutti. Potrebbe essere lui a imporre la sua autorità a Tashkent? Lo sfavorito è di Granda, era dall'altra parte del tabellone. Il cubano sembrava in forma smagliante. Una finale tattica che si è conclusa con Granda sul podio mondiale per la prima volta in 9 anni. Un risultato enorme per il suo paese. Haruki Uemura, membro della Commissione Europea dell'IGF, presidente del Kodokan, consegna le medaglie. Grazie alla Federazione Internazionale di Judo, la squadra cubana si è allenata in Ungheria per 3 mesi. Vorrei dedicare la mia medaglia proprio alla Federazione per l'aiuto fornito. Intanto Mario Spitzer, presidente federale, Shinto Moka, direttore esecutivo di Fuji TV, hanno firmato un contratto per i diritti di trasmissione. L'emittente premio promuoverà il judo in Giappone e nel mondo. Tashkent ha incoronato 7 campioni del mondo, ha entusiasmato le folle. Domani un altro appuntamento emozionante del judo, la competizione.